Buonasera, benvenuti e bentornati a 2021, il turismo della sera. 25ª puntata, siamo già ad un quarto del nostro percorso. Ieri sera ci siamo addentrati nel fantastico mondo dell'hotellerie, sviscerando in maniera verticale le varie sfaccettature. Questa sera facciamo una bella virata dritta verso il futuro e... No, fatemi chiamare Nicola. Nicola, buonasera. Se io ti dico startup, cosa mi racconti? Stasera raccontiamo due bellissime storie. Buonasera a tutti e ciao Fabio. Raccontiamo una storia che è già una storia di successo e un'altra che lo sta per diventare. Quindi io introduco i miei ospiti, Marco Pizzoni, CEO di Way Experience. Ciao a tutti. Ciao Buonasera Marco. Marco. E Federico Lima, CEO e fondatore di Freedbot. Buonasera a tutti. Buonasera Federico. Ragazzi, prima di parlare di turismo e innovazione, proviamo a ricreare quello che è il momento più emozionante per uno startupper. Voi lo siete fondatori e CEO della vostra creatura. Quindi proviamo a fare quello che avete fatto in passato per presentare le vostre startup magari agli investitori. E quindi sono molto curioso di conoscere il vostro elevator pitch per conoscere a fondo le vostre creature, i vostri progetti che si sono, per quanto riguarda Marco, già sviluppati e per quanto riguarda Federico, sono prossimi al lancio. Inizia, Marco. Vado io allora. Mi ricordo il mio elevator pitch nel 2019, quando siamo andati appunto a presentare la nostra idea di realizzare e creare Way Experience, e come ogni buon elevator pitch siamo partiti da quello che gli americani chiamano problema. A me piace più vedere opportunità come concetto. E quindi iniziava così il mio elevator pitch. Le città d'arte italiane e europee sono musei a cielo aperto. Solo che la loro fruizione esperienziale è, come dire, non si innova da anni e quindi le esperienze turistiche hanno un gap rispetto alle esperienze che viviamo grazie alle tecnologie in tutti gli altri ambiti. E la nostra risposta, la nostra visione, il nostro sogno è quello di realizzare esperienze uniche in ambito turistico per far vivere proprio dei cammini, dei viaggi nella storia tra reale e virtuale attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata. Quindi queste tecnologie straordinarie, che diciamo che sono già una realtà, ma che poi sempre più prenderanno piede nella nostra vita e permettono quindi dal punto di vista fisico, quindi phygital, quello che oggi chiamiamo phygital, quindi unire il reale al virtuale e innovare in modo splendido quella che è la fruizione di questi nostri capolavori che abbiamo e che sono uno degli elementi principali del turismo italiano. E ovviamente il passaggio successivo era, con lo sviluppo della virtual reality nelle case delle persone, portare queste esperienze in tutto il mondo e quindi trasformare queste esperienze localizzate in esperienze mondiali e poter portare l'Italia, le bellezze e le culture italiane e europea in tutto il mondo, nelle case di tutte le persone che avranno un visore di virtual reality, questo, o diciamo un visore anche più complesso, più spettacolare, questo di quelli che insomma, oggi ci sono. E devo dire che ci hanno ascoltato e quindi siamo partiti nel 2019. Siamo una, quella che si definisce un'impresa creativa che ha quindi questa vision, questo sogno: realizzare esperienze uniche in ambito turistico e culturale e farle vivere in tutti quelli che sono i touch point, diciamo fisici e virtuali, che oggi sono sempre più importanti. Sappiamo i touch point digitali. Anzi, sono un sacco di novità che abbiamo sviluppato nell'ultimo anno. Difficile per tutti, come ogni startup, siamo concentrati sulle opportunità e sull'innovazione ulteriore rispetto alla non possibilità di fare. Quindi e stiamo lanciando un'ulteriore strategia proprio in ambito full digital web. E vabbè, poi ne parleremo. Non voglio togliere, non so quanti minuti ho, ma so che abbiamo tante cose di cui parlare. E quindi, insomma, questo era l'inizio sostanzialmente del nostro pitch ai tempi, e poi l'abbiamo reso realtà. Federico.
Buonasera Nicola, buonasera Fabio di nuovo. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito che permette di dar voce alla nostra iniziativa con la nostra startup Tribot. Prima di tutto permettetemi di rinnovarvi i miei più sinceri complimenti per aver dato vita a questo format che nel giro di pochissimo tempo ha catturato l'interesse di molteplici ascoltatori, dando la parola a figure che operano peraltro e soprattutto vivono direttamente la situazione in cui verte la filiera turistica. Detto questo, quindi mi allaccio alla nostra iniziativa, Tribot. Che cos'è? È una startup innovativa che nasce durante il periodo pandemico, in un momento storico dove il mercato globale, specialmente quello dei viaggi appunto e delle industrie turistiche, vedeva il sorgere di una crisi che oggi ha portato tutte le aziende turistiche a vivere un evidente momento di grave difficoltà. Nasciamo quindi con l'obiettivo di supportare da un lato i viaggiatori e dall'altro le aziende turistiche. Quindi nasce Tribot con una duplice offerta. Da un lato interveniamo con uno strumento B2C, quindi a supporto di tutti i target di viaggiatori che riprenderanno gradualmente a viaggiare, ci auguriamo il prima possibile. E come facciamo a supportare il cliente, il futuro viaggiatore? Come facciamo a sdoganare appunto il concetto che oggi chiaramente si vive di pericolo e di insicurezza del viaggio? Lo facciamo attraverso un assistente di viaggio virtuale che ricorda molto gli assistenti di Google Home e Alexa, oggi assistenti digitali molto noti a tutti. Quindi noi abbiamo costruito un robot proprietario dotato di intelligenza artificiale che comprende in tutte le chat in cui viene interrogato le intenzioni dell'utente, fornendo informativa sulle prestazioni di viaggio e su tutti i servizi da poter acquistare. Sono orgoglioso inoltre di preannunciare che questa innovazione ha ottenuto di recente un importante riconoscimento da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, da parte del Ministero, ed è anche supportata da partner globali di primo livello, con cui la nostra azienda durante il periodo di quarantena ha costituito importanti accordi commerciali, come per esempio Skyscanner, Booking.com e altre aziende come Discover Car e molte altre. Siamo quindi molto contenti e fieri di aver raggiunto questi risultati in così poco tempo. Dall'altro lato, e mi sbrigo, recupero il tempo di Marco, che cosa facciamo? Sosteniamo gli operatori italiani come? Attraverso uno strumento B2B per le industrie turistiche. Quindi tutti gli operatori turistici, con l'uso di una piattaforma che abbiamo costruito proprietaria, intelligente, potranno potenziare le vendite e avvicinarsi sempre di più ai futuri viaggiatori online. Quindi scusatemi se ho rubato più tempo del previsto, ma non abbiamo calcolato il tempo. Deve essere un piacere questo dialogo fra di noi, tranquillo. Io ho una domanda per Marco, ma prima per entrare nel mondo di Marco, di We Experience, ma del progetto You Are Leo, chiederei a Fabio di mandarci un video. Bellissimo, davvero. Grazie. Peraltro mi viene anche davvero dal cuore salutare tutti i colleghi che
ricoprono il ruolo di guida turistica, tutti gli amici impegnati nei servizi turistici che sono fermi da quasi un anno, e a loro va il nostro pensiero, immagino anche il tuo, Marco. Assolutamente. Senti Marco, You Are Leo, il tuo progetto è finito su tutti i giornali, telegiornali, avete suscitato l'interesse di tantissimi e notissimi influencer che non nomino. L'idea, a quanto pare, vi è stata anche richiesta molto lontano, e quindi all'estero. Ci racconti, e l'hai appena accennato prima, ma andiamo nel dettaglio. Tu hai trovato uno scenario su cui imbastire questa tua iniziativa. Hai detto che non lo chiami problema, io lo chiamo scenario, no? Che poi è la prima domanda, quella più importante che si fa uno start-upper. C'è una situazione che andrebbe corretta e questa è la nostra proposta. Da dove sei partito? Sì, approfondisco quello che dicevo prima. Avendo una, diciamo, profonda cultura nell'ambito appunto di questo tipo di esperienze, avevo visto che in qualche modo c'era una totale discrasia tra quello che era l'evoluzione dell'intrattenimento, dell'educational, e quello che era la proposta della, diciamo, delle esperienze outdoor culturali, quindi i guide tour, ok, che è un grande mercato. A questo punto, conoscendo la forza della virtual reality, ho pensato che unire sostanzialmente, innovare queste esperienze con la virtual reality portasse tutta l'esperienza, ovviamente fantastica, che già ci dà poter camminare una città d'arte italiana, portarla a un livello ancora superiore e, aggiungo, andare a eliminare quello che è un male di questo momento, che è la distrazione totale. Noi siamo sempre distratti, no? Abbiamo una difficoltà a seguire le cose perché siamo completamente distratti. Invece questo cammino narrativo sulla storia di Leonardo, bellissimo, perché era là, noi abbiamo fatto diciamo proprio ripercorrere la strada che faceva Leonardo dalla sua bottega vicino a Piazza del Duomo, fino a quando arrivava, ovviamente quando aveva voglia, a dipingere. Per fortuna l'ha fatto fino alla fine, quel grande capolavoro appunto che abbiamo, che è l'ultima cena. E dicevo, abbiamo potuto permettere alle persone di fermarsi in 5 punti, mettersi i visori e tornare indietro nel tempo. Abbiamo ricostruito Milano, come avete visto, col team creativo, è stato un lavoro importantissimo. E in quei 3 minuti di esperienza virtuale le persone erano completamente immerse, apprendevano, erano immerse nella storia e facevano un viaggio. E la cosa bellissima è che alla fine di ogni esperienza, ovviamente di tutte, si toglievano il visore e partiva un applauso. A me questo sempre mi ha colpito tantissimo, e veniva una persona, noi abbiamo seguito veramente quasi tutti i primi 2 mesi, tutti i tour, perché volevamo vedere se questa nostra visione, okay, era corretta e anche aggiustarla nel caso. E mi hanno colpito 2 cose, ma una è le persone che venivano verso di noi, ci stringevano la mano e ci dicevano grazie, mi avete emozionato. Io penso che e poi li vedevamo ancora tornare con amici dicendo è stato talmente bello che ho voluto condividere questa emozione portando alle altre persone. E altri che dicevano, io sono, mi ricordo, un 80enne stupendo con l'Oden che è venuto verso di noi e ha detto grazie perché io ho conosciuto una zona di Milano, una storia di Milano che non conoscevo e l'ho fatto con mia moglie, domani vengo con i miei nipoti. Quindi questa cosa, quindi abbiamo trovato uno spazio, ecco questo ci tengo, uno spazio di esperienze che era veramente per tutti, dai bambini che ovviamente impazzivano per questo, ai ragazzi, gli adolescenti che sono un target difficilissimo ma trainante poi, fino appunto a tutte le persone, diciamo, più, come dire, target più classico, no? Di questo tipo di esperienze. Grazie Marco. Federico? Sì. Prima hai detto che la tua idea imprenditoriale, la tua startup, aiuterà non solo i clienti, ma anche gli operatori ad avvicinare, quindi tutto il mondo dell'esperienza, ad avvicinare i clienti, a rendere più anche veloce e concreto il rapporto con la propria audience, con i propri clienti. Ci dici anche tu da dove sei partito e qual è il vero obiettivo della tua startup, che se non sbaglio poi vedrà la luce ufficialmente tra pochi mesi. Assolutamente. Come hai giustamente detto tu, Nicola, il nostro obiettivo è da un lato supportare il cliente viaggiatore con il nostro strumento universale B2C. Dall'altro invece, con Digital Agency,
il nome che prende il nostro strumento B2B, ci dedichiamo a supportare alcune categorie di operatori turistici, in particolar modo quelli più sofferenti oggi, quindi ci riferiamo per esempio alle agenzie di viaggio o ai proprietari di strutture ricettive extraalberghiere, che in questo momento hanno visto praticamente azzerare il loro fatturato. Come li vogliamo supportare? Sfruttando questo periodo storico di blocco turistico come una possibile opportunità, una chance di favorire l'ingresso della digitalizzazione nei comparti in cui operano questi operatori appena menzionati, attraverso l'utilizzo di uno strumento che favorisca principalmente l'avvicinamento con il cliente che naviga online. Quindi noi con Digital Agency vogliamo rendere almeno i prodotti e i servizi, per esempio delle agenzie di viaggio, digitali e fruibili in ogni momento. La premessa è quella che le agenzie di viaggio prima della pandemia erano abituate a vendere presso gli store fisici e ad avere contatto con i clienti, stabilendo appunto un rapporto di fiducia, un rapporto umano con loro, con i clienti. Rapporto umano che poi è trainante a favore delle vendite. Considerando che questo rapporto verrà a mancare per lungo tempo, visto la pandemia e la crisi, le agenzie oggi hanno l'obbligo di cambiare rotta. Non possono pensare certamente di ritornare a vendere presso gli store fisici, almeno nel breve periodo. Quindi Digital Agency interviene a favore di questo processo con una logica O2O, cioè online to offline. Noi vogliamo favorire il contatto diretto con il viaggiatore tramite il canale online, sia prima che dopo l'acquisto, attraverso la costruzione per ogni agenzia, ogni operatore, di inventari e cataloghi digitali fruibili H24. Quindi gli utenti sostanzialmente potranno scegliere di acquistare presso i cataloghi, inventari digitali dell'operatore, oppure connettersi direttamente con l'operatore stesso di riferimento, anche prima dell'acquisto. Quindi andiamo a valorizzare noi la comunicazione tra operatore e chiaramente viaggiatore. Quindi le agenzie si digitalizzano, mentre gli host, in questo caso proprietari di strutture ricettive, potranno gestire le vendite beneficiando di un canale autonomo e libero, soprattutto da commissioni, commissioni che oggi vengono riconosciute alle OTA. Con questa piattaforma gli operatori della filiera turistica possono finalmente rendere l'esperienza degli store fruibili online e rendere visibili soprattutto i loro servizi e contenuti di viaggio all'interno di un unico canale, autonomo ed indipendente, dove appunto è possibile gestire tutte le prenotazioni online, intercettare nuovi potenziali clienti, con strumenti di marketing, ma soprattutto, lasciatemi dire, valorizzare i social media, che devono assolutamente diventare potenti canali di conversione e di vendita oggi, specialmente per raggiungere anche i target più giovani, target giovanili che sono praticamente abbandonati dalle agenzie. Quindi, per concludere, Digital Agency è una piattaforma che rende gli operatori turistici digitali autonomi e presenti sul web, connettendoli direttamente con i potenziali viaggiatori online. Federico, hai fatto un cross che io a questo punto sfrutto e metto la palla in rete. Quindi chiedo sia a te che a Marco, visto da fuori, come giudicate il livello di digitalizzazione e anche di innovazione nel nostro settore turistico? Sapete che questo ormai è il mio cavallo di battaglia. E soprattutto, quanto spazio c'è per chi vuole investire in queste nuove tecnologie a vantaggio dell'industria dei viaggi? Chi inizia? Facciamo iniziare Marco. Allora, io vedo che abbiamo tantissime opportunità di digitalizzare e innovare il turismo. Mi ammetto in positivo. E, diciamo che c'è un grande spazio, perché c'è un grande tema. Ieri sentivo in un bellissimo intervento qualche giorno fa parlare della never ending tourism. È un concetto che mi è piaciuto molto. È un concetto che in qualche modo, in una crisi, ribalta completamente, no? Da una totalmente una visione di ribaltamento del problema, cioè il problema diventa un'opportunità di moltiplicare questo mercato per tutti, ok? Per tutti i player, perché io vedo l'experience come virtual immersive experience, che può essere
come dire, in ogni casa, in ogni persona, nelle mani di ogni persona, ok, nel mondo, e non solo in un determinato periodo, ma diciamo, in qualsiasi momento uno vuole. Quindi io vedo uno spazio di digitalizzazione fortissimo, unione di esperienze totalmente digitali a esperienze fisiche digitali, dove ovviamente anche i social, diciamo tutto quello che è il path of purchase di queste esperienze, che è tutto web, converge. Io ricordo che il progetto, diciamo, virtual reality, l'azienda più forte in questo momento è Oculus, e Oculus è di un certo ragazzo che ha fatto qualche anno fa un piccolo social network di nome Facebook, e quindi quindi rispetto sbaglia poco, e lì converge tutto dentro questa nuova modalità di fruire, converge tutto il mondo digitale, il mondo degli acquisti, il mondo dell'experience. Quindi io vedo questa grande possibilità, che poi dà ancora più spinta all'esperienza fisica, perché questo è un tema molto importante. Realizzare esperienze digitali non è sostituire o andare contro l'esperienza fisica. Questo è un tema che sulla cultura, purtroppo, tanti tavoli ancora non vedo questa, nonostante l'ultimo periodo vedo ancora rigidità, e non la comprendo. Non comprendo perché alcune esperienze digitali bellissime, culturali, siano state tolte appena si poteva riaprire, ad esempio, i musei. Io lo trovo folle, no? Perché un progetto digitale puoi venderlo a tutto il mondo, molti capiscono quanto è bello il tuo luogo, la tua città, quanto è bello il tuo museo, e saranno ancora più invogliati quando tutto sarà possibile a venire, e questo è assolutamente dichiarato. Quindi io credo che questa sia veramente una grande opportunità, e mi piace tantissimo, anzi anche io vi ringrazio molto di questo spazio, e soprattutto vi ringrazio perché avete creato questo spazio per tutti noi, e tutti che abbiamo bisogno di essere uniti, di essere connessi e di fare forza tra di noi. Io credo che questo sia il momento veramente di cambiare la generazione dell'imprenditoria, cioè l'imprenditoria che si può aiutare veramente, che si può connettere, che si può portare sui progetti insieme per andare a prendere spazi nuovi e mercati nuovi. Quindi io vedo un grande spazio. Federico. Sì, mi allaccio a quanto ha detto Marco, dicendo che anche da parte nostra ci deve essere una sinergia per portare sul mercato l'offerta migliore. Comunque, permettetemi di riflettere su e fare delle considerazioni. Noi oggi stiamo vivendo in un contesto caratterizzato da un forte processo di digitalizzazione, ma soprattutto di automatizzazione dei servizi. La pandemia ha reso il digitale essenziale per la sopravvivenza di alcuni settori produttivi e commerciali. Vi faccio un esempio: il food, che comunque tra virgolette ne esce sopravvissuto da questo periodo grazie al digitale, non è che non abbia sofferto, attenzione, ma ha respirato più del turismo grazie al digitale. Il turismo internazionale invece si trova oggi in una situazione di stand-by a beneficio della ripresa di un turismo più locale e domestico, che rimane tuttora bloccato. Quindi la necessità, a mio avviso, per l'utente risiede nel bisogno di reperire tutte le informazioni sufficienti con metodi semplificati e di rapida comprensione per, come dire, stimolare l'attività emotiva che rende il viaggio possibile, sicuro e sostenibile. Quindi a partire dal viaggio, quello di corto raggio. È necessario, sempre a mio avviso, instaurare per tutti gli operatori una relazione capace di generare coinvolgimento e sicurezza nel viaggio. Quindi gli operatori turistici, particolarmente quelli intermediari, devono trovare un metodo alternativo alla vendita fisica e al contatto tradizionale che avviene presso gli store. Quindi, allo stesso modo, i proprietari di strutture ricettive, come dicevo, devono digitalizzare i processi di comunicazione, di prenotazione e di vendita, rendendoli autonomi alla propria attività e fruibili soprattutto a tutti gli utenti. Quindi c'è anche da dire un'altra cosa, che per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la nostra attività, noi sappiamo che oggi le strutture ricettive sono digitalizzate, ma si devono slacciare dalla dipendenza con le OTA straniere, alle quali peraltro riconoscono gran parte del fatturato, sotto forma di commissione applicata alla vendita. A sfavore, tutto questo è a sfavore chiaramente al PIL italiano. Quindi l'Italia, a mio avviso, necessita di digitalizzare la filiera turistica in alcuni suoi comparti, chiaramente del travel. Quindi bisogna adottare la tecnologia per favorire efficacemente l'incrocio tra la domanda e l'offerta locale,
attraverso l'uso di nuovi sistemi digitali, che piano piano chiaramente dovranno adattarsi, strumenti che informano, includono, supportano tutte le categorie di viaggiatori, valorizzando specialmente la figura degli operatori e l'offerta promossa da questi. Quindi, per concludere, credo che oggi la filiera turistica è in grande difficoltà e ha un grande gap rispetto agli altri settori economici, quindi bisogna sfruttare il momento storico per favorire l'educazione digitale e l'ingresso di nuove forme di comunicazione. Allora, in una battuta, sia a Marco che a Federico, cosa prendereste l'uno dall'altro delle rispettive startup? Marco. Il premio che ha vinto. Con annessi ovviamente tutto, tutto premio, fama, soldi, tutto. Federico. Allora, io sono rimasto molto affascinato dall'idea di Marco per l'iniziativa e credo che questa sia un'importante soluzione per riqualificare la cultura, no, tradizionale, partendo appunto, come ho visto, da Milano, dalla Lombardia. Il suo progetto, secondo me, è l'esempio di come un mix digitale, con una giusta dose di mix digitale si può fare turismo, quindi si possono valorizzare i luoghi, i monumenti, anche se non è possibile fisicamente accedervi, attraverso il digitale. Quindi da lui sicuramente ruberei tutto quello che è di digitale e lo adatterei chiaramente ai miei servizi. Poi magari ci facciamo una chiacchierata, Marco, troviamo un po'. Infatti anche il tuo chat potrò prenderei subito, intelligenza artificiale e tutto, quindi era una battuta che tantissimo prenderei. Signori, che dire? Grazie a Federico Lima, grazie a Marco Pizzoni, ovviamente grazie a Nicola, grazie a tutti voi che ci seguite sempre veramente numerosissimi. Vi do un'anticipazione per la prossima settimana, ma solo per lunedì avremo come ospite Franco Gattinoni, quindi da non perdere. E io lo so che vi mancheremo durante questo weekend, è innegabile. Vi ricordo che su YouTube, canale TG Travel, potete rivedere tutte le puntate, dalla prima sino ad oggi. Ci vediamo la prossima settimana, ore 20 e 21 in punto, sempre qui a Il Turismo della Sera. Buona serata e buon weekend.